Donc j'appuie sur le bouton. Hein. Da Nantallonda di RCFM in lo 2006, l'emissione di Idea Ostra subito scontro al pubblico, forse che corrispondia a una rama. Presto il limite di a radio sono state vrancate e si è visto una lea sociale che si è creata in giro su programma. Attraverso suo film, vi voglio far capire ciò che è l'emissione e ciò che è nato in giro su Ridro. Una maniera di ringraziare quelli che partecipano. E anche si è giovata una scelta che le siano ringraziati tutti, quelli deri, quelli d'odie e quelli d'umane. Cominciamo, Tidia Ostra. La mamma gli aveva levato una capretta, l'ha tenuta 4 mesi qui e poi come diventava impossibile, non ci regava un rasco, ha domandato al pastore se la li puoi ripigliare. Il pastore l'ha ripigliata, 3 o 4 mesi dopo sentimo la tintenna, ci affacchiamo, quale era? Gli era la nostra capretta che gli era giunta con tutte le sue compagne e come dici che hanno fatto un giro non ci hanno regato un rasco. Allora, io come sono dispettoso, ho scritto una lettera a nome di mia moglie e la ho inviata ai pastori perché la rimette nella capretta. Ma questa lettera l'ho scritta in poesia, non l'aveva mai scritto, ma mi è venuta così, l'ho scritta. L'ho scritta in poesia e un giorno la nostra amica Bartolomia, che voi conoscete, ha visto questa poesia, le è piaciuta e l'ha letta a Tidia Ostra. La Giuletta, Emanuele, tu l'hai letta così bene, era così bella, e barulle belle, la lettura bella, è piaciuta a tutto il mondo, sta capretta va e anche là, una vedete. E dopo ha fatto una risposta a capretta, ha ciappiato giusto Juan Carlo. Allora, gli ho detto, dice, allora, va, puoi darmi la risposta che gli ho scritto? Gli ho detto, a voi, gli ho detto, ma giuria, puoi parlare dal cuore? Gli ho detto, perché più siamo meglio, E no, io la giù si studia, gli ho messo a Juan Carlo in l'emissione. A Juan Carlo, e ora Juan Carlo non se ne passa più. Di festato ritorno non ha più speranza, per sorpresa l'altro giorno, prova di riconoscenza, t'ho rivisto in famiglia, quanto sei stata contenta. C'eri i parenti, non so quanto, di lontano e di vicino, anche un bello vecchio bianco, penso, che era un cugino, camminava sempre a fianco, mezzo ai fiori di un giardino. Addio lui, e poi questo qui mancava che mi serve per soltanto fuori. Se da un pezzo all'altro, mi ride. E dunque, a giocare i busti perché l'emissione non c'è mica goma anche. Ecco, ma ho più cosa, so calma, so tranquilla, e per me è una veglia. È una veglia. Ah, non è mica un fugone, un fuoco, ma mi pare essere una veglia con tutti gli amici e le amiche che ti amano. Di già, fratello nostro, è imprigionato. Per aver solo detto e incoraggio,
corso mi so giurato. E per cioè, ci interessa di parlare un corso, di portare qualcosa alle missioni e poi imparare qualcosa, perché diciamo, è caduto una lingua. E dopo ci permette di sentire le differenti intonazioni, le differenti parole per dire la stessa cosa. Per me ciò che ci tiene è che non ci fosse mica discorsi di politica qui. Dopo l'emissione possiamo avere ognuno la nostra idea di politica, ma nell'emissione mi pare che a me non sarebbe mica una cosa. Buonasera a tutti, contento di ritrovarvi torno una volta in onda RCFM. Al Razabed, sino a ottobre, è abbastanza stonda in lingua gossa insieme. Amado, buonasera. Saluto, Ivan Kai, saluto a tutti. Tutto va bene? Eccoci. Oggi assai vento in Bastia. Vabbè, soffiavo, ma si è appena casato stasera. Allora, avevamo una piccola invitazione per la nostra casalogia di un mucchietto. D'accordo. Allora dice radio così, per lo santo che la Dio, ma comunque radio io, pensavo che un mucchietto si può essere un gelo spedo e non essere imbarazzati né per capre né per castrati. Se la venne l'occasione e non ci sarà ragione di farsi una scorpacciata d'una modina o merlanda, basta che la sia buono per farci un bello rogo. Se rende la prima invitata o luci di staserata, chi per tenere tradizione a madre di Leone. E giusto per salutare. E così salutiamo e non ne approfittiamo. Ebbene, vi ringrazio Amado. Buonasera. Io con Cesario mi conoscia per via di parentia, ma dopo con l'emissione la fratellanza si è stretta ancora più, perché avevamo tutti e due la stessa passione di lingua, di poesia, di Ugonto, di trasmette e di Sipio Verbi. E ciò che con Ippia di Nucchi sono venuto un'altra emissione per via di mamma, davanti a mamma. Che mi ha detto che c'era un'emissione che mi voleva interessare e tanto c'è di la tua passione e ho fatto 7 anni cosa non mi posso più passare. L'emissione mi ha aiutato e sto trovo di raccolta che c'era che faccio l'antebacore nata appena tutto in provare la storia l'ho principiato con mia mamma a principio con i miei paesani di Naligiane proprio. E dopo l'ho continuato qui in Bastia con gente che ho scontrato e che sono amici cari oggi. Penso che questa missione diventa appena d'autorità pubblica, perché oggi in caso corso si parla di meno e penso che questa missione qua a scuola faccia l'idea per imparare un corso per me di autorità pubblica. Passiamo per Morosalia, che c'è l'amico Francesco che ci sta a sentire. Francesco, buonasera. Buonasera a tutto, a Morosalia, a San Giovanni, a tutti. Ho da dire una espressione come puoi dire, sotto scala. Tira e sponde, non mi scordate di questo. Tira e sponde di quando si parla di... Come posso dire di uno stazionario, quando lo dà forma a un ramo, dice radio. Ah, quando lo martelleggia così, ecco. Tira e sponde. Tira e sponde, dice. Ah, questo non la sappiamo mica. Allora, volete un'espressione di sotto scala, che posso fare, Hai un posto a Zaina, che volerai. Hai un posto a Zaina. Ma diamo un affare, quando hai un cignale, per esempio, o potete curarmi, potete sciacquare un cappio, e perché non faccio mica troppo sforzo, questo cappio legato a un bello muzzone, un bello biottolo, e diamo la saina perché la saina dei tempi erano, come posso dire, è una qualità di inebro, di quelli che sono duri. Ecco, io capito. Faccio un cignale, non toccare il cappio. Viaggio a pelle, ma come a macchia e zeppo un po' andato tanto lontano, agio posto a Zaina, vedete? La mia specialità è di una parola antica, una parola letteraria, e poi mi piace di spiegare per un'altra parola un cubio antigogna. E ognuno è fatto così, ognuno balla il suo senso, dice radio.
All'età di 12 anni, ogni bagulho con la mia amica aveva scritto, in più di questo c'è stato beone di un paese, un vattore, e ad esempio un mio voglio con la mommina, e scrive ogni bagulho con la mia amica, e fece arrivare dai 8, con la mia amica bagulho, che volevi qui. L'anno di Aesgrazia, il 23 di giugno 1774, a Saberapo Giugno, a Terno, 4 a 4, di l'anno di Aesgrazia, per Dio ci fu grazia. In pieve buon fagiolo si bassò quella drastuccia, all'impiccata ignulo, alla novato cappuccia, a Saberà Marco Maria, quindi già non la ia. Serrati, più di 50, come pernici in cubone, avessi de vreba 40, lampade de prigione, regalo di la madrigna, peggio che a Lucchesigna. In stuiono iramento, un so se borisantide, a me mi scappa l'ubiente, cu sottiose le veride, se bellide dalle oanga di sinestroge l'umosongo. Per conto di quella che mi... Ogni mui nasco, è un momento importante nel suo film, posto che a persona che ne madrua, Gian Giuseppe Guerini, l'hanno cognomato usaggio, forse che di noi per via di uso paese, asco, un momento particolare in suo film, posto che è quel che sia, che tutto il mondo tiene caro e di noi ha una tenerezza particolare per il suo gusto. Mi piace, ci vuol dire che mi piace. Non mi piaceva, non la pareva mica. Quando sento e ripigliare parole che pronunciano i nostri antichi geraio, mi faceva piacere. Nel giovetto giusto era tu che mi diceva, esiste questa parola, sicuro che esiste. In Casià, a faccio tocca a chiamare. A chi? Allora, buona. Piuttosto che di sono malato, non casiato. Ho perso le parole. Certe volte sono così, mi viene a noccio. È diventata una droga. Quando non c'è, non sono mica solo. Senti i colpi di telefono. Allora, come sarà con chiamano me? Dice, insomma, ci ho creso le unghie. Mi ha aiutato. Benone. Ancora per un morale. E poi il tempo è lungo quando mi soli. Mi ha aiutato assai. Mi ha fatto assai amici. Mi chiamano dappertutto, Quando è stato un anniversario, quanto a me gli ho avuto 40 appigli, ma senza ghiacciare, non restava mai. RCFM, bonsoir. Joseph, e voi? Vous restez à la maison, près de la cheminée. Vous avez dîné? Pas encore. D'abord l'émission et après on dîne. Hein? Allez Joseph, vous allez passer à l'antenne. Hein? Je vous embrasse, embrassez madame. Merci, ne raccrochez pas. Merci, ciao. D'idea vostra continuedia, andiamo nu a Ghisonaccia, a ridro a nostro amico Giuseppe. Buonasera. Buonasera, Ivanka, buonasera a tutti. Allora, penso che stasera ci vuole parlare di una parola in particolare. E beh, questa parola mi ha domandata un nostro amico Luigi. Di Rudoli. E l'ha già detto, rea un poesista lui, di Brea. Ah, non si sente mica ubi e portanto, dunque, ce la mette sa lettera. Una è demenza. Dalla gara ghisonaccia, fiume buva di cammino, miglia ciare balla naccia, date sopra vicino. In 2006 abbiamo fatto, come voi, io in Caeta, organizzato il primo scontro in Luzzi, in Niolo, e tutti quelli, gli amici di Didea Ostra, abbiamo fatto conoscenza fisica di Giaraggio, quassù a su scontro. Non so se voi rammentate, giustamente in Luzzi, quando abbiamo finito di mangiare con Francesco Simeoni, abbiamo fatto appena richiamo e rispondi, e da poi tanto tutto si è incatenato e tutto è andato così, e allora ogni tanto mi piace stuzzicare gli amici di Didea Ostra, fendo appena richiamo e rispondi.
A nostra silemigione ha preso assai importanza. Per la Corsica regione ha fatto tanta speranza. Chi tra vici e citelli si sottro i traelli. Qui Barti Gibanti di Didea Ostra ci ridruemo di regola da boio 2006 due orti all'anno. Ci smonte e pumonte in alternanza. Passiamo insieme una giornata sana, dove prima ci scontriamo, dopo spertiamo un ribasto e un che dopo che principia l'registramento di un'emissione per tenere un ricordo di suo scontro. Martin, sei molto bon? Passa Vine, è leggera come un vele, una carezza dolce a lume amore, si dice via chi l'aria sente un mele. Mi piace ne voto e mi piace di fare i film. Sono venuto da poco prima, è un piacere di ritrovare di filmare a gente dell'anni canavene, di montrarli, di rivelare questi personaggi che sono tutti interessanti. E come siamo diventati amici, ci vediamo suente e so. E dopo ragazzi, i souvenir di tutte, malauguratamente, qualche persona sono già partite a Stro. Ah. Ecco le missioni che passiamo. Ecco, questo è passato a Nasco. Cagliani di Seppu, un sabio asco e Diego che è un fervente di radio è sempre in traccia di chiamare, un laga mica casca l'emissione, un tiavo mica suente perché un mi magarba tanto in radio, ma poi se più tardi venerà, se l'emissione è sempre in ballo, ma se no gli è per montrare niente i ricordi. C'est une vada distinte naturale degna de se coronada regina universale.
Hai visto un Teresa di Atuessa, se la ura, a poesia, assai, assai interessante. Tanto lavorava, era sempre in vittura, e capita che hai Augusto sempre mancato in un'altra RCFM. Se volete, a me hai marcia, seria per dirla di una maniera chiara politica e profonda, ma un impedisce mica che quando sto a sentire le missioni, mi dico piacere e mi dico simpatia per gli altri che parlano. Qualche volta ci so che non mi garbano mica, ci so che, a sapere, io sono abbastanza ritroso, alzo il bello subito, ma qualche volta mi pare che non duere, come la come penso, di buon curice un sbaglio che è stato fatto, o so che mi pare un sbaglio, e quanto quel che sia, mi faccio un rimprovero giustificato, mi faccio piacere. Il più primo cosa per me è la lingua, e un secondo luogo è lo scambio. Lo scambio c'è sempre, potete parlare di importa che, a me mi primo regia, ecco, e per me è questo l'interesse delle missioni, e anche l'interesse della radio. Frequenza Amor, Didier Austra. Mi domando se, infatti, non c'è mica stata un'azione culturale profonda, e una domanda che faccio, penso che la si giustifica ella. Ma un'azione profonda di tutti i sivrati, di tutta la gente di chiesa che non diano a Gulandi e che insegnavano a tutti i pastori, a tutti i paesani che non andavano mica a scuola. Mi pare che c'era a lingua corsa e a lingua corsa. Il levore, parlo detto. Il levore, quando lui, levore, a spesso si rirano i preti, c'è una vena satirica in levore. I preti sono regolizzati, ma sempre il prete quando è a volo o va a parlare, parla in italiano e il paesano risponde in corso. Il lancio di missione mi pare positiva, sai, prima affare da dire che è un luogo di espressione democratico di Ciaraggio, non la lingua, perché la lingua, se lo si tratta di studiarla a fondo, in daso grammatica, in daso storia, vabbè, è di più l'affare dei specialisti, ma la lingua come l'è parlata, come l'è rubata, è l'affare di tutti i corsi, di tutti quelli che la parlano, e qui c'è una espressione vera di aienti interessata da si sugliette, o solo chi bolidin, de messerici così, eccetera. Dunque c'è s'aspetto apertura forte. E un secondo affare è che si impara sai a fare quantunque, voglio dire, certi volte ben sicuro c'è quello che chiama per di affari che sono di diaconisciuti, ma facciamo anche male a ripetere, non è mica una fagone, e certi volte ci sono o parole che la gente conosce poche mica, o impieghi di si parole che sono veramente originali, dunque io francamente non da sto mica assente a tutti i volte quando è posso, ma ci imparga assai roba. Si sentiva di più a principio gente che diceva un si dice mica così, o il senso vero di sa parola non è mica visto, è un mio, un tale ha piegato sa parola così, non è mica così, è falsa. E a voi si sente assai di meno, voglio dire, gente diventi ben sicuro ciò che la dice ella, ma da un rispetto di a parola di l'altro, non dici mica egli impiegano sa parola in suo senso qui, dunque si sbagliano, c'è un rispetto di a parola dell'altro. Amore, cara, io sempre, quando la vivo una contrarietà a qualcosa, sono tutta scompaginata. Scompaginata, Benvenuta, così si può io, una forse gente male a corsa, la mia anima in al momento sono arrabbiata. Dunque, quando avete qualche pensiero, in generale, tanto si può dire che si è scompaginata. Sì, quando non parlo una ragazza, non dice che l'ha fatta stare male, sono tutta scompaginata. Alla giunta sei 100 urti questa. È nata una specie di comunanza, di quelli che sapevano, di testimoni,
Una fraternità. Subito hanno avuto la cosa di chiamarsi, di pigliare noveri a salute l'uno e dell'altro, di pigliare parte di un ruolo, perché assai erano annosi, calcuni sono morti. Saluto la sua memoria, perché ci avevamo riscorso, l'abbiamo subitati, ci hanno subitati, erano interi la nostra piccola mossa, erano interi la nostra piccola mossa. E c'è nata giusto appunto una specie di comunanza, di fraternità, di gente che sapevano che erano della stessa stampa e che li pensavano e birriano e risentivano il mondo della stessa maniera. In un mondo oggi che forse è standardizzato all'uso europeo di ognuno, una giusta particolarità. E quelli che erano particolari hanno a cosa d'annasarsi fra elle, di riconoscersi e di tenersi cari. E di tenersi cari, perché è una missione che ha fatto nascere l'amore. Allora, Francesco. E Marci, Yungi, moi, si moi a Oca di Do Mazzolino, eh? Vabbè. A subito, a subito. La missione è portata. Penso che questi vogliano portare assai, perché ce ne parecchi che non parlavano più e che si sono messi a parlare dei buchi delle missioni, che chiamano e che si interessano di noi alla sua lingua, e questo è importantissimo. Allora penso che abbiamo fatto un solco, e questo solco è un po' di ranelle, e penso che nascerà un voto, che un voto verrà spiga e che la gioventù si guiderà e la lingua. Che non resta mica, bon, ci sono più contate anche qua, si vede che c'è quantunque che si basta, ma l'idea vostra ha portato assai assai. Quando è lungo il bagliaggio, testimone di lo tempo, un dolce ricordo agio, quando è apro e che entro, mai non me ne scordaraggio di quelli che sono stati dentro. Quando la macchia in colore, ammirle un rosignolo, cantano lo primo albore, per te ognuno sa muro, e della piana all'altura, proprio quella non la dura. Ah, io parecchie poesie che ha scritto parecchi anni fa, lui che ha scritto quando ho fatto un libro, sono poesie che ho scritto forse una trentina d'anni, certo, né? E come voi avevo una raccolta, boh, ho detto, ci ho trovato un titolo e poi ho detto che mi è venuto di lingua mia, dopo di austra, e parlo di scontri di lingua nostra. A Ustra, nel libro, ne parla assai. Quasi tutto ha scritto qualcosa. Per l'occasione che la fosse stata in Figari, pensa alla nostra amica smarita, Marcuccia, ve la ricordate, che era una lunetta tremenda, che conosceva la lingua e i proverbi e tutto. E l'altra Maria Leandro, mi capita a tutti quelli che se ne sono andati, disgraziosamente avete fatto così. Ma si vede che quando lo batte qualche sia, siamo tutti colpiti perché c'è s'affetto, c'è s'affetto. Tutta questa gente che ci amavano, a me mi facevano a voglia, mi facevano giungere a voglia di a mia, perché un contrasto è una cosa e di portare qualcosa è un'altra affare. E quando ho sentito tutto ciò che si gira, mi rillava la lingua in bocca, questo è vero. Ma c'è stato in un altro affare. C'era una collega che andavamo sempre a fare le nostre merci insieme, che bruminava Ugone, e mi diceva sempre, con ciò che posso abitare e come può la maestra parlare, perché che non fate mica qualcosa? E questa collega, una mica approfittata, mi ha ritirata, se ne è morta. E ho fatto con la sia tu gli fai giù qualcosa, ma mi ha puntato un puzzato anche a me. Io ho sempre avuto la passione a radio e ho sempre stata assente anche da giuga e mi pareva sempre un miracolo che la venisse a oggi mentre ho posto. Ho conservato questa passione di stare assente a radio e eravamo mamma e noi che stavamo assente di te a posto.
Sicuramente che un menidantismo c'è, all'origine. Questo è sicuro, tutto ciò che tocca la lingua mi ha sempre interessato. Questa è qua. Dopo l'emissione in terra, qualcosa di nuovo, sicuro, qualcosa di che sortì a panna dell'ordinario. Questa già la dico, mi è piaciuto il concetto di radio. E beh, ragazzi, ci può essere questa grida che parliamo assai di cose anziane, cerchiamo quantunque di olio a panna. Ma ciò che porta di noi assai è di sentire i diversi parla, di valla vicina, ben quando uno venga a osoio. E quel che è bello, e ci capiamo di più in più tra di noi, non c'è più questa canzone, questa gagnara, che un sottanaccio, un sobranaccio, non ci capiamo mica, ma su questo ci siamo giunti. E c'è tutta questa varietà, poi tutto se ognuno porta qualcosa di diverso. Ognuno ha la sua personalità, c'è Andrea che contrasta, c'è come si chiama? Giancarlo, che ha la sua maniera in poesia e non contrasta abbastanza, ci sono quelli che gli piacciono assai parole come gli altri, ognuno ha la sua differenza. A me mi piace tutto, ma mi piacciono le poesie, mi piacciono le storiette. Ma mi piace di parlare di noi di lingua spudica quando non poniamo in questione gli andesi povranchi, tutto questo mi piace, perché tutto ciò che è lingua mi interessa. È stato per me una sorpresa, ma io, perché negli anni 70 abbiamo fatto un giornale rigiro, sono usciti i dizionari assai di valore, assai di valore. Più o meno, ma fine, certi, voglio mica mentire a nome, ma certi sono travagli di reverenza maestra i dizionari che sono usciti. E pensavamo, eravamo parecchi a pensare che noi eravamo un po' gli ultimi a sapere due o tre cose, a volerle trasmettere, sia l'autore dei dizionari, sia noi altri che scriviamo, dicevo, guarda, tu sì, chi sei, se... E ci abbiamo chi? In i paesi, in quasi tutti i paesi, è nato niente, chi ne sappiano più che noi? E che arrigiano, che facciano sapere che ce ne imparano, che ce ne imparano tutti i giorni. A me è stata una meraviglia, perché sapete a cosa arrivo, guardate so io Tercano, un porta nulla. Ciò che porta di sapere che a cosa neanche morta, e che anche che è bella viva. Non so mica se la può andare tramandata, ma c'è risorse di terreno che so altro e più che quelle dei libri, tutti i libri che esistono. E questa di noi l'emissione l'ha fatta io. Frequenza nuova, Didier Austra. Battisto, noi chi sono acce, salute, salute. Buonasera. Tutto va bene a te? Tante cose a tutti, vabbè. Allora? Anche io stato assente questi pochi giorni. Allora, ti ho parlato di spicci a te. Yeah. Muti. Ieri hanno che parlato. Ha detto anche sbrigati, di nuovo. E dopo qualche sia che si cambia, che si mette a Nanto 31, che dicono i francesi, no? Quando mi ero un'espressione, cerco di scrivere, perché mi pare di ritenerla. Ma sapete, la memoria è più fresca. E se non scrivo, dopo mi smetto, dopo mi rivieni. Allora scrivo. Mi è rinuto tutto il mio passato, si intende i parodi dell'altri dell'alta Corsica, di tutta la Corsica. Mi hanno fatto bene i miei, che erano un poco, mica smenticato che mi sono rinuti, ma fine che dormivano un poco, o fondo la mia coscienza, o fondo la mia cuore. E così sono contenta di dirla, perché quando dico queste parole, che persone che mi hanno detto queste parole.
e sono affari che fermano. E mi pare, un altro fatto, questa l'hai analizzata dopo, perché quando si comincia un fatto e dopo a lungo andarsi si scopre altri affari. E mi pare di metterla in onore, senti. Di metterla in onore perché hanno campato male. Gli pare adesso di pronto a qui di venire nella Francia, gli pare adesso andare tu. E allora, un francese pugnano di parlarlo è più che obbligato, ma come quanto parlare a strapidera. E si sentivano i paraporti qui di venire nella Francia, mica come tutti, e questo mi dispiace. Allora, cacciando i suoi paroli, e avali mico che è un affare che come posso dire, è diventato importante per tutti. E che metta l'onore di cui senti te a numeri, c'è nella carta una ricchezza. Tu dicevo, cavalli, divento conosciuta, ma c'è a voi. E tu dicevo, come si sente in tacamento, come si scontrano i denti. E una volta, giustamente, andai a fare una visita di loro e mi trovo un po' persa in campagna, era di notte. Aggiunteso, parla, giusto un certo giorno, tu c'è una notte, ti mi ando, e tu si trova. A ciò vuoi sentire qui che parlate a SFM. E gli ho detto, detti pure, ah, mi serve per parlare a SFM. E vi, qui c'è molta gente, si interessano. Si interessa, dunque penso che è una mancanza quantunque a tutte queste parole che sono state smenticate. E a vari ricercano. E poi allo stesso tempo è una ricchezza che può imparare la trilingua, per cui corso aiuta, aiuta a capire il francese. Come la sa, si luoghi tanta amati, montagne calde e macioni fioriti, du sol accelli e li banditi. Io sono sempre stato un paese e ho avuto l'abitudine di frequentare assai gente matura, anziana. Ed è questa che mi piace assai, perché io voglio sapere ciò che si è passato davanti. Mi ricordo, bon, stavo assente tutti i giorni ai pecore, ma un giorno mi sono lanciato, gli ho detto, gli chiamo anche io perché mi piaceva. E sono giunto in Piazza Comune, veramente un luogo, sono sempre nell'era, e parlavano di prestatici. E c'era un vecchio che mi ha piegato non detto che dice Marzo Cadastro, Vio Lui Magnone, Meo Magnello che lo do montone, Aprile Gentile, prestami tre dire, Cuduia che ne aglio, verraglio bente, varso per coraggio. E parlavano tutti insieme a Dite a Ostra e gli ho detto ma gli ha lanciato, oggi mi lancio e mi diciamo anche io. Gli ho fatto la prima volta un numero e poi era appena timido, gli ho spento e poi gli ho detto ma sono scemo, tutto il mondo gli amo, mica. E io ho arrivato uno, ma intanto mi sono lanciato. Questa era la prima volta. E che anni hai io? Ce ne avevi? Mi pare 16 o 17 anni. Io sono entrato e gli ho detto se sono qui o gli ho poi e grazie a tutti questo. Quando andavo era la mamma, voleva sognare l'agnello, ma l'agnello non era solo, c'era anche una bella agnella, la salute e poi l'abbraccio a mio nipote Michele. E come sono entrato, ma per B.A.L. Come sono speso con gli anni, come ho speso a vero, sono giunto in due mesioni, dando l'emissione era un'ora e mezzo, eravamo calati, poi io al momento dell'emissione ho detto che stessi assente. E me ne è andato, ho detto, come stai mica assente il posto? No, e dice, ma mi hanno giunto uno da monte, ma non l'ho mai inceso. Ho detto, ed è torto, mettite il posto, e non l'ho inceso. E io sono partito dai pecore. Una volta venuta l'emissione mi ha chiamato, ha detto sai, oggi hanno parlato di Aviticcia e io a Zoe poi ho fatto un po' di Tribiera e poi l'ultima è stata 96 o 98 a Tribiera qui e glielo che uno dei maestri a Tribiera che ha fatto. E l'indomani gli ho detto, bon, allora gli aveva chiamato di Idea Ostra e così è fatto e allora gli è diventato un puntello di Idea Ostra. Oggi siamo tutti uniti, è una vera meraviglia, trovo che di Idea Ostra, fermo una sola famiglia.
la missione che è la nostra a tutte le faccende. Parecchie volte chiamo per rispondere a Catalina, a Bartolomeo, a Lucia. Passiamo il nostro tempo così. Passiamo. È diventata un'amicizia. Non ci si crede. Vede con il nostro saggio ci campiamo. L'ora sana si balla. E in tutti i casi posso dire che sono diventato un antomo, io. Sarà aiutato. Ma questa missione allora mi ha sbloccato il cervello. Posso dire che è così, però è qui. Vedi, viene un affare che non ci avrebbe mai pensato. E non dico mica che è una droga, ma mi piace. Non hanno più chiamato, dico, cosa puoi rispondere. Perché ho presente, all'atto presente, rispondete subito. Dopo, io poi aiutatemi, invece che quelli che scrivono. Ah, io ho preparato qui, ho preparato l'onda, è tutto qui. C'è cacchia, qua per la verte, piando le povere tese. C'è andato a cuore franco, parlando di un nuovo paese. Ti amo vita di pastore, e schileso sempre a me. Ostra è un'emissione di riverenza, un'emissione veramente che porta sai, è a scuola di prima ginca per me, perché tutto il mondo può partecipare, tutto, grandi e chiusi. E la Muis e poi tutti hanno un sapere, hanno una conoscenza per passare. Tutto questo si perdia tutto su sapere. E grazie a questa emissione tutto questo rimbisce. E poi vedo quelli che chiamano li vanno assai viegè di chiamare, assai viegè. E poi tutto che non parliamo di te, è un affare straordinario. E poi penso che di noi, in anima e coscienza, ciuria intervenne a partecipare e penso per tutto il mondo lo stesso, cioè la partecipare perché gli è un dovere. Di spantigare uno strusabè se non è mai pena. Per me, io penso che l'emissione più importante è l'emissione di un mischio di generazioni, ecco, i giovani e i vecchi, un mischio di parole, i canti, i racconti, tra un monte e cismonte, per far sentire la varietà della lingua, di un luogo all'altro, si sente la varietà, e a forza delle forze di parlare. Ci smonte, forse chi piano piano e mai un capisce di più. C'è questa speranza. Di più. E poi, la speranza la voilà, di passare questo messaggio ai giovani che mi continuano. I giovani è vero che ciò la fa li venna di più, a difficoltà di noi che persone più anziane non tagesso forse di più per la lingua stessa. E i giovani ciò piuttosto a farli esprimere in lingua. A non altri soggetti, è vero che da essere raro un giovane che chiama per lì, aggiunteso sa parola decenni fa, eccetera, forse mica gli stesso funzionamento di a mente di c'è radio. Ma mi pare che lì ci siano stati in missione in due collegianti o liceani sono intervenuti. Non c'è mica aspirare che li intervengano tutti gli ordini come certe persone anziane. C'è troppo gente che stanno giù per affari e ce la approfittano. E i giovani, se li vogliono, approfittare di questo sapere che disonno tutta questa gente che sono gira a noi. Cioè, li stiano assente e poi che li la aprono. Ma a me mi pare che la gente sia niente, i più in più che sta assente, chi chiama? Qui, nei nostri luoghi, c'è che finisce Noveroni, sono gli abitanti di Abieve, sono i più idoni. I più idoni? E gli abitanti di Orgo, i Urghigioni. Borghigioni? I Urghigioni, Allora, le sapin, c'è due nomi, c'è Uialgo, certe volte si sente Uialgo, c'è l'Abedu. Ah bon, questa prima volta che sento la parola. Si scrive A-B-E-T-U. Bon, ben lui, vi ringrazio come sempre, e buonasera e a presto. E a presto.
presto. Allì, a beige. Ecco, vabbè, come di regola si resta dentro una rosa a partecipare all'emissione. A domani sera. Fréquence Amour, Didier Austre. Nem audu emissione gano mercada radio come pane e chiacchiere, come radio strabaisana, come iscrianza di. Dunque, noi siamo sempre in destu vilu. O spazio di Didier Austre è importante. E su spazio di democrazia, su spazio di democrazia diretta, a noi ci interessa assai. A radio è interessata di vedere tutti i sommi e i doni che si affacano così a sera, che entrano per la finestra da radio o per la porta e che chiamano per ognuno per dire a soia. Dunque, questa missione starà sempre come la è, per domani scambiare. D'ore, la fa a radio di Avida, ma per la posso dire che lo spazio che le è dato a suo momento di lingua corsa, di improvvisazione, di libertà, su spazio di importante, di, per noi assai importante. Permette un lavoro d'antropologia. Dunque, si può immaginare domani che con l'Università di Gorti lavoreremo non a tutti questi detti, non a tutti questi proverbi, non a tutte queste maniere di parlare, questa ricchezza della nostra lingua. Dunque è importante, le nostre archive sono veramente qui, importanti, numerose, e è una ricchezza, ma non è mica ricchezza da radio, è ricchezza di tutta la Corsica. Forse Ghiaol ne sapete appena i più non ha d'idea vostra. Allora, avvicinatevi, fatevi piazza, puntate a bordo e venite a allargare il nostro cerchio. Questa missione è di tutti, Tarcano, Amparadici, anziani, giovanotti, zideli. La lingua porta di più che parole, porta a vita, usanzo, usofio. Per un lasciare il silenzio impadronisci di ciò che noi siamo. Dite a vostra. Faccio partire da di noi, di nostra casa, la nostra famiglia, a fare questa amicizia, assai per me assai importante. E se non ci fosse più, mi mancheria, mi disturberia. E nata un'altra famiglia, eh? Zalea è veramente magnifico, di poi ci chiamare tutti insieme. Per dirvi che i corsi siamo noi, ci teniamo cari. Quando uno chiama mica con l'altro si faceva pensare come sarà che lo chiama e quindi si pongono una poca di questioni per sapere come lo si fa che o tale non chiama mica o perché che non ha chiamato a resero l'altra sera, eccola. Aiuta assai, per una persona che è sola come me, mi posso dire che tutti i giorni aiutiamo le missioni che mi chiamano in mano di sera. Ci chiamiamo tutti i giorni, per me questa missione era necessaria e volerebbe, soprattutto che ho 80 anni, quando io non ci so più, che le missioni siano sempre così. Questo aiuto in casa nostra per noi è un piacere molto. Penso che l'anima vostra oggi ne verrà tanto. Allora, a Didier Austre, chiamerai in che campo? Thank you.